Attenzione, il seguente video conterrà numerosi spoiler. Beh, grazie a culo, è un riassunto della storia. Inoltre, molti argomenti verranno trattati in maniera superficiale e per certi versi forse anche sbagliata. Quindi, cari puristi di Tolkien, non cacate il cazzo nei commenti. Sigla! Capo, non abbiamo la sigla. Come no? Sì, ecco, ci hanno tagliato i fondi. Mondo boia! Dunque, Sauron, il signore oscuro di tutto il male dell'esistenza, lui per intenderci, come vedete, è molto arrabbiato. Comunque sì, lui, un giorno si sveglia e decide di incanalare tutto il suo potere magico in un unico anello. Non in un'armatura magica, non in una fortezza impenetrabile, non in un carro armato foderato di titanio, ma in un cazzo di anello. Mi chiedo cosa potrebbe andare storto. Dunque, Isildur, questo tizio qua per intenderci, strappa l'anello dalle mani di Sauron e ha la possibilità di distruggerlo per sempre, annientando così il male del mondo e portando un'era di pace e prosperità per i popoli di tutta la Terra di Mezzo. No. Isildur! Stronzo. E così Isildur viene ucciso. Ben ti sta, stronzo. E l'anello si perde. Passano 1000.000 anni! E l'anello essenzialmente si annoia e dunque si fa ritrovare da Gollum, una creatura viscida e schifosa che vive in una tetra caverna, rinnegando la luce del sole, cibandosi di surgelati e dedicando la sua vita all'adorazione di un mero oggetto. Ma stai parlando di te o di Gollum? Tacci, non mi conosci! L'anello viene dunque rubato da un hobbit. Sì, ecco, gli hobbit sono dei tizi bassi con i piedi pelosi. È tutto quello che vi serve sapere. E per il signor Bilbo Baggins è cosa totalmente naturale rubare l'unica fonte di gioia di un povero disturbato mentale che soffre di bipolarismo. Stronzo. L'anello dona a Bilbo una lunga vita. E tra l'altro nessuno sembra accorgersi del fatto che lui non si è invecchiato di un giorno negli ultimi 50 anni, ma che cazzo gente, svegliatevi! Poi, boh, è vecchio, si annoia, decide di partire per vedere i lavori in corso lungo i cantieri della Terra di Mezzo e lascia l'anello a suo nipote Frodo, senza però spiegargli che con i suoi poteri avrebbe potuto andare a spiare le hobbitine mentre si facevano il bagno. Doppiamente stronzo. Gandalf, uno stregone amico di Bilbo e Frodo, si rende conto dopo un tempo imbarazzantemente lungo che quello è l'unico anello. Perché voglio dire, ci sono così tanti anelli magici nella Terra di Mezzo. Metti un po' da parte l'erba pipa, mondo boia. E dunque Frodo deve partire e portare l'anello in un posto sicuro. Verrà accompagnato da Sam, la cui unica colpa era quella di star facendo il suo lavoro di giardiniere nel momento sbagliato, a cui si aggiungeranno Merry e Pipino, due cugini di Frodo affetti da una cleptomania compulsiva. Questo l'avete rubato al vecchio Merry, questo? Si tratta solo di qualche carota e di qualche cavolo. Ah, e di quei 3 sacchi di patate che abbiamo preso la settimana scorsa. E poi tutti la settimana prima. Sì, Pipino. Ma oh no, i Nazgûl sono alla ricerca dell'anello. Queste temibili creature sono gli spettri dell'anello. Sono schiave del suo terribile potere, soggiogate alla sua volontà e sentono sempre il suo richiamo. Tranne quando si trova a mezzo metro sotto il loro naso. I 4 hobbit arrivano dunque nella città di Brea, dove incontrano uno sconosciuto di nome Grampasso che dice semplicemente di essere amico di Gandalf. E boh, quindi loro si fidano ciecamente e si lasciano guidare da lui nonostante non abbiano la più pallida idea di chi sia. Ma ragazzi, sapete che un sacco di gente è finita stuprata così, e poi se trovano il vostro cadavere sul Tumuliland non vi lamentate, Grampasso li porta sulla torre di vedetta di Amon Sul e li abbandona lì per la notte mentre, boh, se ne va mignotte elfiche, consapevole del fatto che 9 Terminator medievali stiano dando la caccia a Frodo. Ed ecco che li scovano fra 3, 2, 1... Frodo viene pugnalato e quindi deve essere portato il prima possibile a Gran Burrone. Ne va della sua vita. Aragorn cerca di rallentare il veleno con le foglie del re, ma queste danno una botta incredibile a Frodo, che inizia a confondere la saga con un episodio della Bibbia. Invece è soltanto Arwen, l'elva figlia di Elrond, l'unico in grado di salvare Frodo. Ma il tempo stringe, quindi Arwen prende l'hobbit e cavalca da sola verso Gran Burrone, inseguita dai 9 Nazgûl. Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Frodo viene dunque salvato, yeah! E si risveglia nella casa di Elrond, dove si rincontra finalmente con Gandalf. Questi racconta la sua storia. Questi si era recato da Saruman, il capo dell'Ordine degli Stregoni, nonché secondo testimone il più importante della Pantene nella Terra di Mezzo. Saruman è convinto che il potere di Saruman sia... Sauron crede che il potere di Saruman... Ma che cazzo? Cioè, Tolkien si inventava i nomi che manco generatore di nome fantasy durante una crisi epilettica, ma mi deve dare sti nomi pressoché uguali, ma che... Dunque, Saruman è convinto che il potere di Sauron sia troppo grande ormai e che l'unica cosa sensata sia allearsi con lui. E quando Gandalf gli dà del folle, essenzialmente si comporta esattamente come un folle urlando e saccagnandolo di botte. Accio bastone! Levi corpus! Stai sbagliando di nuovo, saga!
Scusate, ma ecco che Gandalf si fa salvare il culo dalla soluzione numero uno della Terra di Mezzo, ovvero le aquile. Ritornando a Gran Burrone, viene indetto un party straordinario dove si riuniscono i membri delle varie razze per discutere del destino dell'anello e fare festa. Viene deciso che l'anello deve essere distrutto e si forma una squadra d'élite per occuparsi del compito. Tale squadra si compone dai 4 Hobbit, Gandalf, Gran Passo, che si rivela essere Aragorn, ovvero il discendente di Isildur e legittimo re di Gondor, Ned Stark, il nano Gimli e il testimone più importante della Pantene, l'elfo Legolas. Decidono di chiamare la loro boy band la Compagnia dell'Anello e suonare al Puledro Impennato il lunedì e il giovedì alle 21.30. Bilbo regala a Frodo la sua spada, la quale si illumina quando gli orchi sono nelle vicinanze. Che figata, nonché la sua maglia di Mithril. E ci regala inoltre un trauma infantile. E dunque la compagnia parte. Pam 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 pam. La compagnia si dirige verso il passo di Caradas, ma oh oh, Saruman fa il burlone e scaglia una tempesta contro di loro. Decidono dunque di passare per le miniere di Moria, ma Gandalf ha troppi account e non si ricorda più la password che apre la porta. Grazie al cielo c'è Frodo, che si dimostra molto più intelligente di un essere leggendario che ha una dozzina di migliaia di anni di conoscenze. Entrano dunque a Moria, ma scoprono che tutti i nani sono stati brutalmente sterminati. Provano a tornare indietro e vengono attaccati da una famosissima pornostar giapponese, che fa crollare le entrate e li costringe ad attraversare le miniere. Mentre vagano per le sale di Moria, scoprono che Gollum li sta seguendo. Pipino importuna i morti e sveglia tutta Moria. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Ma che oh! I goblin partono dunque all'attacco. Infuria una feroce battaglia nella tomba di Balien, durante la quale un troll delle montagne colpisce Frodo a morte. Ma Frodo è ben equipaggiato, quindi sopravvive al colpo. La compagnia scappa, ma qualcosa di grosso e terribile sta dando loro la caccia. Gandalf combatte contro il Barrow, dicendo la frase che persino la gente che crede che il Signore degli Anelli sia un negozio di bigiotteria conosce. Gandalf muore, e gli altri fuggono. Si rifugiano in Lothlórien, dove Frodo fa la conoscenza di Lady Galadriel, un'elfa di straordinario potere magico. Questa gli mostra il suo specchio magico, e con esso, il futuro. E poi ci regala un secondo trauma. Ma in realtà Lady Galadriel si rivela essere Babbo Natale, e riempie la compagnia di regali. Il mio dono a te, Legolas. È un arco dei Galadri. Questi sono pugnali dei Noldorin. E per te, Senvise Gemji, corda elfica, fatta di Itlai. Li avete finiti quei bei pugnali lucenti? Riprendono dunque il loro viaggio sul fiume e Aragorn nota che gli Uruk-hai, gli orchi OGM di Saruman, stanno dando loro la caccia. Si accampano dunque sulla sponda del fiume, e mentre Frodo se ne va zonzo da solo come un coglione, Boromir cerca di strappargli l'anello. Quindi Frodo adopera il suo mantello dell'invisibilità e... Non è quella la saga! L'idea è la stessa! Viene ritrovato da Aragorn, che gli dimostra che a differenza di Boromir, è puro di cuore e riesce a resistere all'influenza dell'anello. Ma oh oh, gli orchi stanno arrivando! Frodo scappa, mentre Aragorn lo copre combattendo, e incontra Merry e Pipino, ma lui ormai ha deciso, deve proseguire da solo in questa missione. I due cercano di rincorrerlo, ma vengono sorpresi dagli orchi. Il loro aiuto accorre Sean Bean, che fa l'unica cosa che sa fare, morire. Per via dei lunghi capelli, Merry e Pipino vengono scambiati per delle graziose donnine minute e rapiti come bottino di guerra da parte degli orchi. Come ogni boy band che si rispetti, anche la compagnia dell'anello si scioglie. Aragorn, Gimli e Legolas partono all'inseguimento di Merry e Pipino. Frodo viene raggiunto da Sam, in una scena che trasuda omosessualità latente da ogni poro. E Gandalf e Boromir, beh, sono morti. Fine!